Amici, bentornati sul canale 9000 giri e lavorazioni. Oggi è una delle ultime puntate prima della pausa estiva. Volevamo fare un excursus, una puntata un po' particolare e fare un excursus su tutti quelli che sono quelli che noi consideriamo gli errori che ci vengono chiesti o che vengono fatti dai clienti, per cui o vengono richieste delle operazioni non corrette, che poi siano sul motore, sull'assetto, sull'impianto frenante, oppure, come spessissimo accade, ci portano delle vetture, i clienti ci portano le vetture perché hanno fatto magari delle modifiche, delle elaborazioni, delle messe a punto in altri posti, a volte in maniera autonoma, a volte in altri posti che noi giudichiamo non proprio professionali, non proprio all'altezza, e ci troviamo ad avere delle vetture con delle problematiche che poi dobbiamo sistemare. Quindi volevamo fare una tantum, un punto della situazione, lo divideremo in due puntate. La prima puntata riguarda il motore, che è la parte diciamo più consistente, e la seconda parte riguarderà appunto quelli che sono gli errori o le cose da fare in maniera corretta sull'assetto e sull'impianto frenante. Quindi partirei oggi con il discorso motore. E in maniera partiamo dalla linea di scarico, perché è uno degli aspetti che ci vengono richiesti maggiormente, o dove i clienti mettono maggiormente le mani sulle loro vetture, è proprio la linea di scarico. Uno degli errori più frequenti, partiamo subito dal discorso del downpipe. Cioè il downpipe è il tubo turbina che collega appunto la turbina con il catalizzatore. Uno degli errori più frequenti, dove noi sconsigliamo sempre i clienti, perché ci vengono fatte queste domande e noi diciamo sempre ai clienti: non fate questo tipo di lavoro, però purtroppo ci capitano tantissime volte delle macchine scatalizzate. Quindi sono macchine scatalizzate e sono tutte macchine recenti, non sono più macchine Euro 1, Euro 2 a benzina, dove o Euro 3 a benzina, perché il catalizzatore è Euro 3, dovevano una sola sonda lambda, quindi a quel punto si poteva teoricamente scatalizzare. Adesso tutti i catalizzatori dal 2000, dall'Euro 4 in avanti, dall'Euro 3 in avanti, hanno la doppia sonda. Quindi il fatto di avere la doppia sonda è un sistema dove, collegato con la centralina elettronica, le sonde rilevano il differenziale di pressione e forniscono i dati per fare la giusta carburazione. Spesso i clienti arrivano qua convinti che togliere il catalizzatore sia un sistema per guadagnare 1000 cavalli. Questo però crea dei grossissimi problemi, perché il primo problema è: viene decompressa la linea di scarico, quindi già quello è un aspetto che poi bisogna correggere con l'elettronica, ma quello è il meno dei problemi. Il problema più grosso è il fatto che, togliendo il catalizzatore, tutte le macchine a doppia sonda a questo punto non leggono le due sonde, non leggono più il differenziale di pressione, perché il tubo è vuoto qua dentro, danno segnale alla centralina elettronica, alla quale farà uscire la spia motore. Tanti pensano che la spia motore possa essere facilissimamente spenta tramite centralina elettronica. In alcuni casi è vero, in alcuni casi non è possibile farlo. Quindi, indipendentemente dal fatto che si decomprime lo scarico, togliere il catalizzatore crea una serie di problemi che sono molto superiori all'incremento di potenza. Quello che noi consigliamo è, se proprio vogliamo andare a lavorare sul downpipe, piuttosto che togliere il catalizzatore, mettiamo un catalizzatore metallico. Quindi catalizzatore metallico a 200 celle, essendo più permeabile rispetto al 400-500 celle di serie, fa sempre il suo lavoro di catalisi, quindi non c'è problema con la revisione, non c'è problema con la decompressione, i gas di scarico passano in maniera più fluida, e in quel caso si può, ovviamente, nel senso del catalizzatore serve per diminuire le temperature dei gas di scarico, e sulle vetture turbo per aumentare in maniera percentuale la pressione della turbina. Quindi in quel caso si ottengono dei risultati. Nel caso di aver scatalizzato la macchina, è una cosa assolutamente da evitare. Passiamo al discorso del FAP, altro errore che spessissimo capita, cioè capitano macchine con questo tipo di problema, dove i clienti cosa fanno? Vanno a bucare il FAP e magari non fanno poi l'adeguamento elettronico. Quindi noi quello che consigliamo, se proprio la macchina avesse dei problemi di FAP, di sempre nel caso in cui sia possibile procurarlo, di procurarsi un bypass,
che elimina un bypass che praticamente elimina il FAP e mantiene il catalizzatore metallico. Poi ovviamente bisogna fare l'adeguamento elettronico, in quel caso il FAP elettronicamente e meccanicamente viene disinibito, la macchina è come se non fosse, se non avesse più il FAP installato, e in quel caso il lavoro è fatto correttamente. Anche in questo ultimo periodo abbiamo visto ma veramente tantissime macchine, come diciamo noi, pastrugnate, che ci vengono poi portate qua, e per noi è molto più difficile andare a ricostruire, mettere a posto problematiche meccaniche, elettroniche, perché poi non abbiamo la storia completa di quello che è stato fatto. Quindi se proprio dovete fare questi lavori, affidatevi a dei professionisti e non fate pastrugnare le macchine dai ciarlatani. Questo è detto proprio molto papale papale. Sempre sul discorso della linea di scarico, quello che consigliamo noi è l'accoppiamento terminale sportivo, cioè l'ultima parte dello scarico, che sia omologata in maniera tale da avere un certificato di omologazione, ed eventualmente a livello di risultati montare un centrale diretto, che teoricamente, in pratica il centrale non è omologato, ma in questo caso il rischio che si corre è veramente molto limitato, perché quello che visivamente possono controllare è il terminale. Quindi, essendo il terminale omologato, avendo la pancia un pochino più piccola, questo accoppiamento vi dà la giusta calibrazione di sound e non vi mette a rischio di farvi ritirare il libretto. Quindi, salvo casi estremi dove proprio non c'è soluzione, questa è la soluzione ottimale e non certo quella di avere un tubo libero diretto. Di conseguenza, quello che noi proponiamo è evitare, nei limiti del possibile, di fare degli scarichi artigianali. Noi facciamo scarichi artigianali, ma li facciamo per mettere a posto, per sistemare alcune macchine dove proprio in commercio non c'è assolutamente niente. Siccome adesso con tutte le ditte che producono scarichi, diciamo che il 90% delle vetture sono disponibili come catalogo, come terminali, centrali, sportivi, è veramente sbagliato andare a farsi fare un terminale artigianale che non è omologato, ripetiamo, correndo dei rischi, spendendo più o meno gli stessi soldi e non avendo neanche la stessa qualità di un terminale fatto da ditte che lo fanno di mestiere magari da decine di anni. Ultima cosa sulle linee scarico, da evitare in maniera assolutamente totale il discorso che ci viene richiesto tante volte, questo famoso pop and bang, sono questi scoppietti che vengono creati artificialmente attraverso, io l'ho messo sullo scarico ma teoricamente dovrei entrare nella parte elettronica, il pop and bang sono appunto questi scoppietti che vengono ricreati con delle false accensioni andando a modificare gli anticipi all'interno della centralina. Questo è una delle classiche, passatemi il termine, pagliacciate da bar, che noi spesso demotiviamo i clienti a fare questo genere di lavori, perché da un punto di vista meccanico, al di là degli scoppietti, degli scoppi, delle fiammate, di quello che vogliamo, tecnicamente e meccanicamente si creano dei grossi problemi a livello di motore, in maniera particolare sulle sedi valvole e sul catalizzatore, come se all'interno della linea di scarico venissero fatte delle esplosioni, delle false accensioni, delle esplosioni che ovviamente vanno poi a creare dei problemi appunto sulla tenuta delle sedi valvole e sulla tenuta del catalizzatore. Quindi anche in questo caso è meglio avere una macchina efficiente e non una macchina che fa questo rumore di ferraglia, che onestamente a chi piace va benissimo, però si renda conto che noi, ad esempio, se ce lo chiedono, non lo eseguiamo questo tipo di lavoro. Passiamo adesso all'aspirazione. L'aspirazione noi consigliamo, cioè sconsigliamo di montare dei filtri a cono generici. Sul mercato sono dei filtri a cono generici di dimensioni le più disparate, quindi evitiamo di montare dei filtri a cono dove non c'è una definizione precisa della quantità di aria che viene immessa in aspirazione. Allora, nel momento in cui vogliamo modificare l'aspirazione, o montiamo un filtro aria sportivo a pannello, togliamo il pannello originale o il cilindro, quello che vogliamo, e lo sostituiamo con un KN, un BMC in cotone lavabile. Qui ho messo attenzione alla manutenzione, perché l'unico rischio di questo componente è poi nella manutenzione il fatto di
oliarlo in maniera sbagliata. Adesso lì magari faremo un'altra puntata, vi spiegherò bene come si fa la manutenzione di un filtro. Però al di là della manutenzione, se io vado a mantenere la scatoletta di aspirazione originale, problematiche non ne ho. Il motore respira meglio, non avrò rumore, non avrò nessuna controindicazione. Se vogliamo fare un passo in più, per cui vogliamo togliere la scatola di aspirazione, il consiglio è sempre quello di richiedere un kit di aspirazione specifico. Cioè, ci sono delle case, la Eventuri, la KN, ci sono diverse case che hanno studiato e sviluppato tecnicamente dei kit di aspirazione specifici per quel determinato tipo di motore. Ci sono delle aspirazioni anche veramente molto costose, ne abbiamo montate due recentemente sull'ultima RS3 e sulla John Cougar Works GP, che costano più di 1500 euro. Ma perché? Perché c'è uno studio tecnico alle spalle, c'è tutta la componentistica in carbonio, il montaggio viene fatto in maniera perfetta e precisa e il tutto poi è reversibile. In quel caso effettivamente si guadagnano i cavalli, perché comunque queste case qua, quando vendono questi kit, dichiarano anche la differenza di, cioè l'incremento in termini di cavalli. Questo è un modo professionale di affrontare il discorso dell'aspirazione. Passiamo alla parte elettronica. Quello che consigliamo sono le due variabili, cioè o rimappare l'elettronica tramite file specifico, quindi viene riprogrammato il file della centralina principale, o se la macchina è nuova, se non si vogliono avere o si vuole gestire in autonomia la gestione dell'incremento potenza. A parità di prestazioni, come vedete spesso anche nei video precedenti, montiamo la centralina esterna riprogrammabile, da non confondere con i moduli aggiuntivi. Quindi sul discorso elettronico, ok la rimappatura via seriale, analogamente ok per la centralina esterna riprogrammabile, che voi potete staccare in completa autonomia, no ai moduli aggiuntivi, che sono solo degli ingannatori di segnale sugli iniettori, e questi poi a breve, lungo termine, breve e medio termine, possono creare dei problemi sugli iniettori. Passiamo alla turbina. Quello che consigliamo noi è di non fare esperimenti a crocchi, modifiche strane, dicendo vado a comprare il turbo più grosso. Ci sono in catalogo più di 5.000 codici diversi di turbine, fra Garrett, KKK, Mitsubishi, tutto quello che vogliamo. Bisogna essere veramente competenti per andare a scegliere la turbina esatta, che deve essere un po' come il discorso dell'aspirazione, deve avere la volumetria giusta per non andare poi dall'altra parte, per non avere un eccesso di aria e quindi avere poi problemi a calibrarlo. Allora, quello che consigliamo è: non andiamo a prendere nulla di non chiaro. Facciamo la modifica direttamente sulla vostra turbina. Noi possiamo utilizzare la vostra turbina, fare le stesse modifiche, che siano le giranti navional, la modifica dell'alberino di lubrificazione, la maggiorazione del carter di aspirazione, eventualmente anche la maggiorazione del carter di scarico, il tutto fatto su una turbina che è plug and play, cioè la tolgo e la rimetto in maniera perfetta. La volumetria generale non cambia, se cambio qualche cosa a livello di aspirazione entro determinate tolleranze. Quindi questo, secondo noi, il discorso della turbina fatta come lavorazione sul turbo originale, secondo noi è la strada migliore. Consiglio che diamo, anche qua spesso ci arrivano le turbine, noi facciamo la lavorazione e le spediamo al cliente. Attenzione, se non dovessimo fare noi il montaggio, lo dovesse fare un meccanico, lo dovreste fare anche voi, chi ha più esperienza, di seguire la corretta procedura di montaggio, quindi cambiare sempre olio, filtro dell'olio e i tubi di ingresso e scarico dell'olio, in maniera tale che noi vi forniamo la garanzia sul lavoro che facciamo solo se seguite questa procedura. Il discorso intercooler, stesso dicasi, è un po' simile al discorso di aspirazione. Attenzione a intercooler generici, solo intercooler specifici, perché non tutti sanno che andare a toccare l'intercooler equivale a modificare le pressioni, quindi analogamente al discorso dello scarico, analogamente al discorso dell'aspirazione. Se uno mette un intercooler che ha una cubatura eccessiva, esagerata, è vero, butta dentro più aria fresca in camera di combustione, fin lì non ci piove. Il problema è che decompremiamo così tanto il motore
che poi a livello elettronico magari non riusciamo a recuperare attraverso le pressioni, attraverso gli anticipi, un decremento di questo genere. Quindi il discorso intercooler spesso e volentieri, almeno noi ci fermiamo sempre allo stage 2, difficilmente andiamo oltre, chi ci conosce sa, sono 30 anni che proponiamo questa filosofia, mai esagerare, fare delle ottimizzazioni che non creino problemi meccanici. Quindi il discorso intercooler spessissimo teniamo buono l'intercooler di serie, se proprio dovessimo cambiarlo, un intercooler specifico su quella macchina con un incremento del 12-15%, non andate a prendere robe di cubatura maggiore perché vi creano più problemi che non vantaggi. Beh, quasi finito. Discorso candele è un altro aspetto che spesso viene sottovalutato ed è importantissimo. Noi consigliamo sempre candele con la gradazione specifica e quello che raccomandiamo, l'unica cosa è controllare il gap fra le LED, fra la parte sotto, quindi con uno spessimetro c'è un gap che deve essere mantenuto fisso, quindi non andate a inventarvi di avvolerie, metto la candela più fredda, metto la candela più calda. Il discorso delle candele, nel momento in cui viene fatta una preparazione stage 1 o stage 2, non si vanno a cambiare le candele. Le candele sono quelle, sempre che la candela di serie sia stata calcolata in maniera giusta, ma si suppone che lo sia, andare a cambiare il grado termico, quindi una candela più fredda, una candela più calda, bisogna stare molto attenti perché se uno sbaglia può anche creare dei seri danni al motore. Quindi il discorso delle candele vanno cambiate regolarmente perché tanti si scordano di cambiare le candele, al limite cambiatele più regolarmente, controllate il gap che comunque segnato sui libretti di uso e manutenzione e prendete il tipo di candela, al limite la corrispondenza, se avete un NGK, vi danno una Champion, una Bosch, quello che volete, ma deve avere le stesse caratteristiche a livello di grado termico della candela originale. Stesso dicasi per gli oli, un altro degli aspetti, soprattutto su tutte le macchine di ultima generazione, il discorso oli diventa sempre più importante. Adesso stanno facendo degli oli 0W20, cioè delle cose incredibili come fluidità, per il fatto che appunto queste macchine, cioè tutte le macchine recenti, hanno introdotto delle, come dire, delle componentistiche meccaniche che devono essere lubrificate con degli oli sempre più specifici, quindi turbine, FAP benzina, FAP diesel, cioè bisogna stare molto attenti a sbagliare l'olio, quindi andate a prendere sempre oli con gradazione specifica e soprattutto altra che ovviamente anche quello lo trovate nel libretto di manutenzione, poi ci chiamate, ve lo diciamo, non è un problema, e soprattutto andate a leggere bene le specifiche, se una macchina è una BMW ha delle specifiche, non so, una Volkswagen, andate a prendere la specifica 505, tanto per intenderci, BMW ha un'altra specifica, i motori Citroen, Peugeot hanno un'altra specifica ancora, C3, perché hanno dentro un'attivazione particolare che serve in maniera specifica per quei motori. Non andate a prendere gli oli al Carrefour o dove diavolo volete, che hanno quel tipo di gradazione senza guardare le specifiche, perché anche in questo caso correte il rischio di fare dei grossi danni. E ultima cosa che noi consigliamo è la manutenzione. Una manutenzione regolare vi porterà ad avere una macchina che vi dura nel tempo, quindi tagliandi regolari, vi consigliamo di fare tagliandi ogni 15.000 km e cambiare l'olio al limite una volta l'anno. Capiamo che è un costo in più, però a chi tiene la macchina, soprattutto se sono macchine che sono state magari modificate o vengono utilizzate in maniera un pochino più sportiva, è buona regola almeno l'olio, il filtro dell'olio, cambiarli ogni anno. Altre due cose che noi facciamo spesso e consigliamo, cosa che ad esempio se andate dai concessionari manco sanno che esistono, il servizio manutenzione a cambio automatico. Se voi andate, noi abbiamo sentito parecchi concessionari che dicono che il cambio automatico, l'olio del cambio automatico è a vita, cioè non va mai cambiato, una cagata che non sta né in cielo né in terra. L'olio del cambio automatico chiaramente ha un'usura diversa che non l'olio motore, questo è pacifico, ma ha un'usura e quindi se io non lo vado mai a cambiare, ovviamente arrivato a un certo punto, soprattutto con cambi così delicati di ESG, i cambi BMW, i cambi Mercedes, che sono cambi sempre più delicati, ovviamente se io non vado a fare manutenzione sul cambio automatico arriverà a un certo punto in cui il cambio avrà dei problemi, e se il cambio automatico ha dei problemi sono migliaia e migliaia di euro. Questa è la prima cosa. Secondo, è anche molto difficile trovare dei centri assistenza competenti che vi mettano a posto il cambio, perché se per caso a voi si rompe il cambio, non trovate nessuno, lo portate in concessionaria, questi qui
BMW, Audi, quello che volete, prendono il cambio, ve ne danno uno di rotazione, minimo spendete 5-6 mila euro. Quindi conviene, noi diciamo, ogni 80 mila chilometri fare un servizio di manutenzione cambio automatico, una procedura che viene svolta in due giorni, un giorno e mezzo, due giorni, cambiamo il filtro, facciamo il lavaggio interno del cambio automatico, mettiamo l'additivo che serve per pulire e poi mettiamo finalmente, facciamo i livelli per avere il nuovo olio. Quando noi tiriamo giù l'olio dei cambi automatici, ma anche con 70-80 mila chilometri, sono neri, mentre quando uno va a mettere l'olio nuovo, chiaramente è chiaro, quindi qualche cosa di differenza c'è. L'ultima cosa che stiamo sperimentando e funziona veramente molto molto bene è il servizio di pulizia interna del motore con l'idrogeno, e anche in questo caso suggeriamo di farla ogni 40-50 mila chilometri. Questo è un sistema che da un paio d'anni stiamo sviluppando, un po' come un anno e mezzo stiamo sviluppando, serve per pulire tutte le morchie e gli accumuli interni del motore, quindi più il motore è chilometrato e più una procedura di questo genere va a recuperare dei cavalli, un'efficienza meccanica che nel corso degli anni si è piano piano persa. Uno non si accorge, diciamo, con l'andare dei chilometri che la macchina perde sempre più prestazioni, però abbiamo fatto a volte dei rilievi, ci siamo incuriositi, abbiamo fatto dei rilievi su alcune vetture magari molto chilometrate, abbiamo fatto una prova prima con la macchina come ci è arrivata, abbiamo fatto il servizio di pulizia con l'idrogeno, abbiamo fatto una prova dopo e abbiamo visto che in alcuni casi la macchina guadagnava 5-6 cavalli, oltretutto era molto più fluida, era molto più elastica, quindi è come dire togliere via il colesterolo dalle nostre vene, tanto per intenderci. Quindi un altro servizio di manutenzione assolutamente da tenere presente. Io direi che per oggi è tutto, ci rivediamo in un'altra puntata e vedremo di fare il punto della situazione su quello che sono appunto gli errori più frequenti o i suggerimenti che noi vi diamo quando andiamo a parlare di assetto e di impianto frenante. Per il momento è tutto, ringraziamo, per qualunque informazione ci potete contattare in sede allo 0273 83175, io sono Luca, sono sempre qui, consultate il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivio e lavorazione, dove troverete più di 3500 vetture suddivise per marca, e soprattutto cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per il momento è tutto, alla prossima! We'll be right back.